Ciao a tutti ragazzi, qua Zedavo Jackson, bentornati sul mio canale. Ragazzi, siamo tornati qua con una nuovissima serie. Ultimamente vi sto portando un sacco di nuove serie, però sono tutte, possiamo dire, collegate, perché io le metto nella playlist esperimenti FIFA o comunque FIFA Challenge. Quest'oggi ragazzi siamo qua per vedere come sarebbe il Palermo se non avesse venduto nessuno su FIFA 19. Quindi noi vedremo la formazione, vi farò vedere un po' la formazione, tutti gli overall di tutti i migliori giocatori. Ovviamente simuleremo il campionato, però questa volta voglio anche giocare qualche partita perché è una rosa veramente pazzesca. Comunque, prima di iniziare io vi posso soltanto chiedere un bel mi piace e arriviamo a 3000 mi piace e ragazzi vi porto questo episodio con l'Udinese. Quindi 3000 mi piace e poi fatemi capire che questa serie vi dovesse veramente piacere rispondendo alla domanda di oggi. La domanda di oggi è: per quanto è stato venduto Paulo Dybala dal Palermo alla Juventus? Scrivete qua sotto la cifra economica. Chi indovina, ragazzi, vi lascio il cuoricino. Comunque, raga, andiamo a vedere tutti insieme la rosa. Ho scelto questo 3-4-3 praticamente, con in porta Salvatore Sirigu, che ha 31 anni ormai e 82 di overall, quindi un grandissimo portiere. Difesa 3 con Glick, che ha 82 di overall, però nello scorso FIFA era tipo anche 85 se non erro, quindi un buonissimo giocatore. Chiaer, 29 anni, 81, e poi ragazzi Barzagli, che ancora è in attività, a 37 anni e ha ancora 83 di overall. Comunque passiamo al centrocampo, centrocampo che di difensivo ha soltanto Darmian, perché ragazzi a centrocampo, come due centrocampisti centrali, è il Flaco Pastore con 81 di overall, però anche qua Pastore tipo nella sua fase calante, prima era veramente forte. E Vasquez che ha 82 di overall e sta giocando molto bene, ha giocato molto bene. Poi raga, passiamo alla parte più divertente. Vabbè, Darmian, che ho dovuto mettere qua per creare comunque una formazione degna di essere chiamata tale. E Ilicic che ha 81, però secondo me adesso come sta giocando è anche da 82-83. Quindi 81 è un po' basso per Ilicic, che sta veramente facendo il disastro l'Atalanta. E passiamo all'attacco, la parte più divertente, la parte più bella, con il Gallo Belotti, che ho dovuto spostare sulla sinistra proprio perché ragazzi, Cavani, prima punta, 89 di overall, il Matador, che bestia che era, raga, che bestia che era, anche adesso lo è, però comunque giocatore assurdo, il Matador Cavani, e poi Paulino Dybala, che è esploso definitivamente, Paulino Dybala che però, secondo me, deve trovare ancora un pochino di continuità, deve fare qualche gol in più, però comunque c'ha 89 di overall. Ecco, la cosa che conta di più su FIFA è questa, quindi chi se ne frega della vita reale. Ragazzi, questa è la formazione del Palermo e adesso vedremo se, appunto, con tutti questi giocatori in FIFA 19 il Palermo potrebbe vincere, o comunque avrebbe potuto vincere, la Serie A. Però ovviamente, raga, io come vi ho già detto, una partita la voglio fare. Quindi andremo a sfidare la Juventus a difficoltà leggenda. Anzi, andiamo a sfidare a difficoltà Ultimate. Ok ragazzi, ci siamo. Sto vedendo già che abbiamo un 83 di overall. Cavani è diminuito, Dybala è aumentato. Di già ragazzi, neanche il tempo, veramente, neanche il tempo. E vediamo un po' anche gli altri giocatori, giusto velocemente. Vediamo se qualcun altro dovesse essere salito. Pastore no, sempre uguale. Dybala più 1, è diventato 90, porca miseria. E Ilicic meno 1, ma che cavolo, sono giocatori così vecchi da diminuire? Ok che c'è 31 anni, ma è sempre il Matador Cavani. Vabbè, comunque, vediamo un po', siamo sesti in campionato in 4 partite, 7 punti. E il Flaco Pastore praticamente 2 gol. Comunque adesso giocherò io. È la prima volta che porto comunque una challenge dove gioco anche, quindi spero che vi faccia veramente piacere. Quindi in casa con questa super formazione contro la Juventus, facciamo 4 minuti e Ultimate. Vi faccio vedere che vado a giocare così, perché è giusto ragazzi che anche voi ci crediate. Mamma mia, Dybala di nuovo con la maglietta del Palermo. Purtroppo, regà, non hanno messo gli sponsor ufficiali. E come vi ho già detto in altri video, appena metteranno gli sponsor ufficiali in Serie B, faremo
tutti insieme una carriera partendo dalla Serie B, perché io a giocare senza gli sponsor e con le magliette finte è più forte di me, non ci riesco. Comunque mi fa veramente stranissimo rivedere tutti questi fenomeni a Palermo e ragazzi, intanto io vi voglio spoilerare due cose. Da lunedì iniziamo con le live streaming qua su YouTube, quindi lunedì ore 19 partiremo con le streaming. E inoltre ragazzi, iscrivetevi al mio canale Zwayne00 o cercatemi su Spotify, perché manca poco, una decina di giorni, e ragazzi uscirà la mia nuova canzone. Comunque vi dirò tutto bene dopo. Ci siamo raga, Palermo, Juventus. Ok, Matador Cavani che è pure decresciuto, però si dribbla tutti con una facilità assurda, Subito il gol, Berotti. E l'avete visto anche voi, raga. Difficoltà ultimate. Dopo 4 minuti, Cavani prende palla, si dribbla tutti, la mette in mezzo per il gallo Berotti, che non sbaglia. E guardate qua, Cavani, a parte che la difesa della Juve è imbarazzante pure su FIFA, però 1-0, gol del gallo Berotti. Secondo gol, quindi aveva già fatto anche un gol simulando. Ilicic a lanciare Cavani, però non abbiamo capito benissimo perché Cavani non sia partito. Comunque alla fine della partita vi farò una specie di voto totale, per cioè voto sia porta che attacco che difesa e centrocampo ovviamente. Cavani, eccolo qua, pallino Dybala. Ma se segno con Dybala al Palermo adesso faccio il gol dell'ex o no? Flaco passore, eccolo qua, dentro per Belotti, ancora a cercare il Matador Cavani contro Caceres. Cavani non fa vedere la palla a nessuno ragazzi, guardalo lì in mezzo il Flaco Pastore, Vasquez, il tiro, pallone che resta lì, Ilicic, no, perché sto tiro di testa che avevo fatto la sforbiciata? Occhio Ronaldo, vediamo un po' in difesa con Glick, come ce la caviamo, è un pochino lento, guarda, si è proprio, se l'è dimenticato Ronaldo, poi Ronaldo ovviamente è Cristiano Ronaldo, stiamo giocando in difficoltà ultimate, quindi ci sta che da lì segni. Vediamo un po' Cavani. Rugani ormai è diventato titolare pure su FIFA. Ilicic, proviamo un bel cross in mezzo, guardalo come stacca più in alto di tutti il nostro gallo Belotti. Occhio Darmian di testa, incredibilmente la riesce a prendere. Potremmo anche partire in contropiede con Pastore che in qualche modo riesce a riprendere il pallone. Belotti di prima il Matador, ok. Paolino Dybala prova a dribblare la difesa della Juventina, però qua Rugani, cioè ormai è Rugani il miglior giocatore della Juve in difesa. Ma sbaglio, tipo ho visto Aaron Ramsey a centrocampo della Juve? Questo è un easter egg. Cos'è, FIFA l'ha già inserito? No, comunque penso di no. Attenzione comunque a Ilicic, bello per Dybala la difesa della Juve. Ecco, Ramsey, c'è veramente Ramsey a centrocampo per la Juve. Cavani, guarda come si inserisce il Flaco, Emre Can. Buona copertura. Ilicic, Belotti per la doppietta. Cavolo, stavano quasi tirando, attenzione. Matador, fatti vedere qualcuno. Ilicic di destro. Perin. Comunque, fine primo tempo, devo dire, niente male. Cioè, già 1-1, comunque, già aver segnato dopo 4 minuti dimostra che la mia squadra, comunque questo Palermo, è veramente tanta roba. Intanto Ilicic sta veramente facendo quello che vuole a centrocampo. Belotti di prima, il Matador, voglio il gol dei tuoi, bello. Intendevo proprio questo, bello il tiro, però Perin si dimostra anche di essere un buonissimo portiere. Pastore, vediamo ancora il Matador di testa, non ci arriva. E un po' Ilicic, vediamo un po' Ilicic che gli spara un siluro con Ilicic, azzo. Bello Vasquez, attenzione Dybala, c'è in mezzo Cavani, servito, Cavani, il pallone che resta lì. No, come ha fatto a sbagliare il Matador, un gol troppo facile, più facile veramente. Vabbè, Pastore a centrocampo, Matador ti devi rifare, guardalo lì come si... Oh, Ilicic comunque veramente fondamentale in questo Palermo. Ancora Ilicic, ti ho visto, Matador, eccolo il tiro. Angolo, pallone che carambola addirittura sui piedi di Barzagli. Franco Vasquez in mezzo a due, prova lui, il pallone viene comunque ribattuto e ancora difesa del Palermo con Chiaer. Vasquez, Belotti, bello così a cercare Matador Cavani che potrebbe anche dare un bel pallone in mezzo, però niente da fare. Belotti, fatti vedere, qualcuno che si faccia vivo, dagli la Paolino Dybala contro Alessandro. Alessandro, saltato di netto, Dybala, il tiro da fuori, pallone che resta ancora lì, pallone Dybala. Mamma mia, ma raga, ma quanto cavolo è forte Dybala. Matuidi. Comunque,
Dybala fortissimo in questo FIFA, veramente, cioè, ha un'agilità pazzesca. Occhio, guarda. Mandzukic che voleva fare lo skill goal. Il lancio addirittura per Darmian. C'è mezzo Belotti. Cross di Darmian che si capovolge. Vediamo se Belotti riesce a mettere dentro un bel cross. Paulino Dybala non ci arriva. Però comunque questo Palermo, anche se dovesse finire 1-1 la partita, è veramente forte. Basket per il Matador Cavani. Vediamo se riesco a fargli un dribbling dei miei. Ecco, angolo. Magari il calcio d'angolo. Cavani di testa è molto forte. Il Gallo Belotti pure. Dai, pallone Dybala. Bello. Cavani, dai. Oh! Comunque, ultimi minuti, forse uno degli ultimi assalti palermitani con Vasquez, Cavani, Dybala, prende la mira. Mamma mia, ci stavo credendo. 2 minuti di recupero, pallone comunque ancora in possesso della Juve che continua a fare un po' di tiki-taka. Vediamo un po' se potremmo avere il tempo per attaccare, ma non penso. E infatti finisce così, 1-1. Allora, voglio dare i voti dopo aver giocato questa partita. Sirigu non l'ho visto bene, comunque ha preso un gol dove è rimasto praticamente fermo, ve lo voglio far rivedere, è rimasto immobile in questo gol, guardate, ok che era sul primo palo e non vedeva, però è rimasto completamente immobile, quindi gli do un 6. La mia difesa, come potete vedere, è quella con i voti più bassi, e infatti presi singolarmente c'è anche da dire che sono giocatori comunque molto lenti e anche di una certa età, tranne Chiaer, non so come si pronunci, Glick e Barzagli sono tipo ultra trentenni, quindi io alla difesa gli darei anche un 5, però ovviamente tenendo conto che era la Juve ad Ultimate. Sono stato colpito principalmente da Ilicic, che sulla fascia riusciva sempre a dribblare il proprio marcatore, quindi al centrocampo io darei anche un 7, o 6,5, comunque 7 meno, una roba del genere. Attacco invece gli voglio dare anche un 8, perché il Matador Cavani ha fatto un assist dove si è dribblato tutti, vi voglio far rivedere il gol, si è dribblato tutti, ha dribblato anche me che stavo qua a giocare. A parte che, cioè, guarda qua, a parte che gli altri erano un po' addormentati, però ha dribblati tutti con una facilità disarmante e stavo giocando ad Ultimate. Poi Dybala appunto tanta roba e il Gallo Belotti ha fatto anche addirittura il gol, poi comunque è stato molto molto forte anche lui. Quindi ragazzi, ovviamente questo Palermo qua poteva veramente competere per la vittoria della Serie A. Però adesso simuleremo tutto e vedremo dove arriverà. Quindi ragazzi, come sempre adesso voi dovrete provare a fare un pronostico. Io adesso vado alla fine del calendario e simulo tutto. Faccio anche il mio pronostico mentre simulo. Allora, secondo me questo Palermo arriverà, secondo me non primo, perché ancora non è attrezzatissimo per vincere la Serie A, soprattutto per i cambi, non abbiamo cambi. E secondo me arriverà comunque in zona Champions. Io dico terzo posto, secondo me terzo posto. Ok raga, ci siamo. No, aspetta, devo fare una cosa tipo, ecco, molto più professionale. Super. Comunque, ci siamo. Non ci sono più partite. Ok, io ho detto terzo. Siamo arrivati. No dai, com'è possibile questa cosa? Noni. Ok che è già un buon risultato, però cavolo, c'è neanche una roba league. Noni. The fuck, perché? Perché solo noni? Scusate, saranno diminuiti i giocatori? Infatti, mamma mia, Dybala 92, oh. Ok che sono diminuiti, però non è possibile che abbiamo fatto così poco. Abbiamo anche Belotti che ha fatto 14 gol. Vediamo un po', raga. Belotti 14 gol e poi abbiamo anche un altro giocatore che è Cavani, 9 gol. Cavani mi aspettavo molto di più, Dybala neanche 9 gol mi ha fatto con 92 di overall. Quanti assist? Cavani 9 assist, Ilicic 7 assist, ma scusate, ah, Dybala 5 assist, mi aspettavo molto di più, veramente, non è possibile questa cosa. Andiamo a vedere nel Lab Rosa tipo le statistiche dettagliate. Sirigu 7 reti inviolate, poi vabbè, hanno fatto giocare anche chi volevano loro, c'è anche da tener conto di questo. Barzagli si è pure rotto, meno 2, proprio KO Barzagli. Poi vediamo un po' altri giocatori. Darmian ha fatto un gol in 12 partite. Il Flaco Pastore 6 gol e 2 assist. Poi Dybala, eccolo qua, 9 gol e 5 assist più 3. Quanto vale adesso? Più di 100 milioni? 123 milioni? What the fuck, così tanto? Vasquez un gol e 3 assist. Ilicic 5 gol e 7 assist. Ilicic, ve l'ho detto, è fortissimo. Poi Cavani
9 gol e 9 assist. Anche qua mi aspettavo molto molto di più, raga, molto molto di più. Mentre invece Gallo Belotti più 1, 14 gol e 2 assist, mi piace. Per un attaccante così mi piace, ragazzi, mi piace. Allora, raga, io mi aspettavo veramente molto di più. Mi tolgo questo cappellino perché ormai il video è finito, quindi più pochi mi vedranno con questi capelli. Comunque, da ZW Jackson è tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video domani. Vi ricordo lunedì che inizieremo le live. Da ZW è tutto, ciao raga!